Ciao. Porca miseria, ragazzi. Perché sembra che non si senta, invece si sente. Scusate, no? C'ho questo microfonino che mi hanno attaccato tipo appendice. Benvenuti a Palazzo Vecchio, ragazzi. Vi piace questo salone? Ma perché è un problema di audio. Oh, dai. Posso fare una domanda? Chi è che è entrato qui per la prima volta oggi? Alzi la mano, è proprio una curiosità. Ecco, pochi battesimi, vuol dire che il palazzo è vissuto. Sì. Grazie. Allora, grazie, come vuoi, ci sediamo. Abbiamo tutti questi ragazzi qui oggi con noi, fiorentini, che hanno compiuto 18 anni, che si affacciano al futuro, al mondo, che sono il nostro futuro. Prima tra l'altro ho origliato, ti ho sentito suonare il violino, che credo che sia una cosa che facevi fin da ragazzo, che ha a che fare forse da bambino, che ha a che fare con quella cosa di cui parlavamo prima con Michela Giraud, del coltivare la propria passione e il proprio talento. Assolutamente, il violino è il mio compagno di vita, che mi salva quando sono triste, quando mi sento vuoto, quando nessuno mi ascolta. E credo che ognuno di noi abbia qualcosa a cui si sente profondamente legato, visceralmente legato. E credo che soprattutto i giovani siano capaci di coltivare passioni straordinarie, a volte passioni nascoste. Io ho cominciato a suonare il violino a 7 anni. E spesso le passioni nascono anche dagli incontri. La passione per la musica, per l'arte, per la poesia. Qualche tempo fa, ragazzi, proprio qui nel Salone dei 500, ho partecipato a un concorso di poesia tra ragazzi giovanissimi, ventenni, bellissimo. Ecco, insomma, queste passioni spesso nascono anche dalle amicizie. Per questo le relazioni sono qualcosa di cui abbiamo disperatamente bisogno, le relazioni umane, perché dall'incontro può nascere una passione, perché un amico, un conoscente ti può trasferire un'esperienza ed è bello tornare a stare tutti insieme. Io tante volte ho riflettuto su quanto i ragazzi abbiano patito, abbiano sofferto questi 2 anni di Covid, perché hanno dovuto rinunciare a qualcosa di cui hanno bisogno come tutti noi, ma i ragazzi ancora di più, e cioè stare con gli altri. Perché quando hai un incontro, stai con i tuoi amici, frequenti persone nuove, beh, tutto questo innesca curiosità, ti permette di conoscere, di imparare, di condividere, e i nostri ragazzi ci insegnano molto quanto sia importante l'amicizia. Io ho visto tanti giovani, anche quando lavoravo all'università, coltivare l'amicizia. Le relazioni umane sono fondamentali. E vorrei ringraziarvi perché voi qui avete 18 anni, più o meno, giusto? Poi ci sono genitori, qualche nonno, molto bello questo. E quindi voi siete quella generazione che si è beccata il Covid, nel senso se l'è beccato proprio chiusura, mascherine, scuole chiuse, la DAD, il coprifuoco. Cioè ho immaginato tra i 16 e i 17 anni, cioè proprio uno di quei momenti della vita in cui tu hai bisogno di conquistare il mondo, hai bisogno di vivere la tua città, hai bisogno di scoprire nuove cose, hai bisogno di stare con i tuoi amici. Per questo vorrei sinceramente ringraziarvi, perché avete fatto tante rinunce e ora avete tutto il diritto di recuperare.
Molti di questi ragazzi hanno votato per la prima volta. Non possiamo non parlarne. Sì, sì. Perché questo partito piace così poco ai giovani? Perché i ragazzi non hanno dimostrato di essere accesi e convinti dal Partito Democratico? Allora, intanto, non per eludere la domanda, io ho il sospetto che i giovani oggi si sentano in generale poco attratti dalla politica italiana in generale. Vi interessa la politica? Non si capisce. Si capisce. Sì, no, miscuglio, però non ho sentito. Ah, ecco, non ho visto gente che si strappa. In realtà la politica è una cosa straordinaria, perché tutto ciò che ci riguarda, che ci sta a cuore, che sta a cuore anche ai giovani, immagino il lavoro, l'ambiente, la scuola, la possibilità di realizzare dei desideri, la voglia di viaggiare, tutte queste conquiste sono prima di tutto conquiste politiche. Noi dobbiamo rendere la politica più credibile e più interessante, ma senza fare, senza andare su TikTok. Io non so quanti dei ragazzi che sono qui si sono appassionati alla politica perché hanno visto qualche politico su TikTok. Io credo pochissimi, se non nessuno. Anche perché, non erano molto in grado di utilizzare TikTok questi politici. C'è anche questo. Poi, per carità, bisogna sapere utilizzare gli strumenti di comunicazione, ma parlare con i ragazzi non è facile, perché, come si dice, ti ammascano subito, se ne accorgono subito che li vuoi cooptare o li vuoi convincere, se ne accorgono subito. I ragazzi sono molto svegli e selettivi, lo vedono quando c'è un politico che fa il piacione, si mettono a ridere e vanno avanti. La prima cosa che secondo me la politica deve fare è ascoltare i giovani, ascoltarli, ragazzi, perché hanno da dire molte più cose di quanto non si possa immaginare. E non solo sui temi che magari possiamo tutti quanti attenderci, come la scuola, l'università, ma anche sulla grande questione dell'ambiente, sul lavoro. Ecco, a volte invece noi tendiamo a incasellarli, a fare dei giovani uno stereotipo. Ci dividiamo tra chi li considera dei fannulloni o chi li considera dei mammoni. Insomma, tutta una serie di etichette. A me queste cose non interessano. A me piace ascoltare i ragazzi. Infatti, sarebbe bello anche poter ascoltare un po' di loro oggi. Infatti, perché hanno molto da dire. Faranno delle domande, ragazzi. Sì. E a proposito del mio partito, a parte che ho visto che, se non sbaglio, è arrivato secondo o terzo partito nell'elettorato giovanile, quindi non è che gli è andata tanto male, ma non c'è dubbio che non basta. Io devo dire una cosa, ragazzi. I politici spesso sono molto cinici e fanno questo discorso. In Italia abbiamo un'età media tra le più alte al mondo, va bene? Il rapporto tra giovani e adulti è uno dei peggiori rapporti del mondo, perché ci sono pochi giovani. E quindi, se io devo mettere un po' di energie, no? Per avere più voti, vado nel bacino dove trovo più persone, quindi tra gli adulti, agli anziani. Claudio Cerasa, non so se qui il direttore del Foglio, comunque girava, ha scritto un libro molto interessante sulle destre, dove parla della strategia della pensione. I politici perché parlano sempre di pensioni, ragazzi? Perché abbiamo un sacco di anziani che votano e quindi ragionano così.
Poi magari c'è qualche politico o che non se ne accorge o che è più furbo degli altri o perché pensa davvero che conti la visione più che la quantità dei voti che prendi e si interessa ai giovani. Però i ragazzi hanno una grande carta, quella di farsi sentire. Pensiamo ai Friday for Future, pensiamo a cosa sono riusciti a fare questi giovani in tutta Europa sui temi del clima, della lotta al cambiamento climatico, della crisi energetica, oppure sui diritti. Quindi io penso che i giovani non debbano aspettare che arrivi il politico che gli dica le cose. I giovani hanno la capacità e la forza di conquistarsele le battaglie. Ed è quello che io credo dobbiate fare. Non lasciatevi togliere la curiosità. Non date retta a chi vi dice si è sempre fatto così. Un grande scienziato come Einstein diceva: tutti sanno che le cose impossibili non si possono realizzare. Poi arriva uno che non lo sa e le realizza. Questo è, io credo, il punto della forza delle nuove generazioni. Un'energia di cui i giovani possono e devono essere più consapevoli. Non aspettate che qualcuno vi dica cosa dovete fare. Prendetevi i vostri obiettivi. Proteggete la vostra curiosità. Coltivate le vostre passioni, inseguite i vostri desideri e trasformateli con tutta l'energia e la forza in obiettivi concreti che vi rendono felici. E a questo proposito, Firenze, quali idee, quali forze, quale tipo di accoglienza mette in campo per questi ragazzi? Beh, anzitutto anche questa piccola cosa che è il benvenuto di Palazzo Vecchio a tutti i diciottenni che facciamo ogni 3-4 mesi, io penso che sia un grande gesto di rispetto. Parlavamo della politica, Palazzo Vecchio è il palazzo della politica. Non è scontato che una ragazza o un ragazzo di 18 anni vengano a Palazzo Vecchio. E invece è bello vedere che molti dei giovani che sono qui sono già venuti più volte. Io credo che legare i giovani ai luoghi della propria città, ai luoghi che incarnano un significato, che hanno una storia, sia già una cosa molto importante. Noi la facciamo ormai da tanti anni con i giovani. Spalancare le porte di questo palazzo magnifico e, perché no, parlare anche della Costituzione, parlare anche di politica in modo serio, non banale e neanche, diciamo, appunto superficiale. Poi siamo molto impegnati, per esempio, con i giovani nel costruire i programmi della città. Proprio qui nel Salone dei 500, prima del Covid, abbiamo fatto una grande tavolata. Abbiamo invitato 300 giovani dai 20 ai 30 anni, giocando sul titolo Firenze 2030, e abbiamo chiesto ai ragazzi, a questi ventenni, da 20 a 30 anni, come vogliamo la Firenze di domani. E poi abbiamo costruito il nostro programma sui loro bisogni, sulle loro indicazioni. Ad esempio, dopo l'ultimo incontro di Firenze 2030 abbiamo investito molto sulla mobilità sostenibile, dolce. Siamo stati la prima città a lanciare il bike sharing, che poi è diventato anche elettrico. E credo che molti dei giovani che sono qui utilizzano abitualmente la mobike, anche se quella elettrica è un po' costosa, vero? Vedi, ho sentito dei sì. Infatti bisogna un pochino lavorare con il gestore. Però con loro abbiamo, per esempio, ragionato della questione dell'orientamento. L'orientamento al mondo del lavoro, qui c'è una grande imprenditrice, mia cara amica Antonella Manzi,
L'orientamento nel mondo del lavoro deve essere fatto come si deve, non mandando un deplian, oppure sfruttando gli stage, facendo fare ai ragazzi 4 fotocopie. Deve essere un orientamento pianificato bene, organizzato bene, a partire dalla scuola media e poi nelle scuole superiori, portando i protagonisti del mondo lavoro, imprenditori, artigiani, ingegneri, a parlare con i ragazzi perché loro possano avere uno spettro di possibilità chiare alle quali possono ambire. Noi abbiamo cominciato ad esempio a fare dei programmi di orientamento nelle scuole superiori molto specifici insieme alle imprese, e questo è un altro progetto che è nato dal confronto con i giovani. Ecco, sono alcuni esempi di come si può lavorare insieme e si può costruire la Firenze del futuro, una Firenze meno inquinata, più rispettosa dell'ambiente, con delle scuole migliori. Tante volte mi sono trovato con i ragazzi a parlare dei problemi delle scuole superiori, e con anche delle occasioni per il tempo libero e per la socialità, che è un altro grande tema. Ecco, con tutte queste, insomma, questa visione che guarda al futuro, ai ragazzi che adesso tra pochissimo ti faranno loro le loro domande, e non posso non chiederti se ti candiderai al prossimo congresso. Allora, io non so quanto interessi questo argomento ai ragazzi che sono però qui, a noi però interessa. Io ti dico questo: mi candido a portare delle idee, perché credo che oggi ci sia bisogno di una grande apertura della politica alla società civile, ci sia bisogno di idee forti, dirompenti, ma che camminino sulle gambe di persone credibili. Perché uno dei principali problemi della politica, che è stato anche uno dei nostri problemi, è stata ed è la credibilità. Per essere credibile devi dimostrare di aver fatto delle cose. Ad esempio, io trovo che i tanti sindaci del nostro paese, che sono sindaci che appartengono alla mia parte politica, abbiano dimostrato che cosa significa essere credibili. Si siano presi degli impegni e li abbiano portati in fondo, e infatti sono stati spesso, quasi sempre, rieletti. La credibilità passa dal fatto che se tu ti impegni a fare le linee della tramvia, poi le realizzi, e allora puoi parlare di lotta al cambiamento climatico, di impegno sul tema della mobilità sostenibile, ma devi realizzare le cose. Ecco, io penso che nel mio partito ci sia bisogno di un impegno serio su una politica concreta, credibile, ci sia bisogno di confrontarci davvero sulle idee, ci sia anche bisogno di cambiare gruppi dirigenti, ci vuole una nuova generazione di donne, uomini che hanno dimostrato di saper fare le cose. Non parlo solo per me, certo non prima per me. C'è una grande generazione che dovrebbe unirsi dal sud al nord, dalla destra alla sinistra del mio partito, senza farsi condizionare dai gruppi di potere, dal tatticismo o dalle convenienze. Bisognerebbe che tutti noi ci mettessimo insieme e lanciassimo una grande sfida per il futuro del PD, senza voler primeggiare, ma con la consapevolezza di essere un gruppo trasversale e forte. Questa è una promessa. Io sono pronto, se si fa una cosa del genere, io ci sto. Grazie, grazie al sindaco Nardella. Adesso ci sono le domande dei ragazzi. Buongiorno, buonasera, grazie mille per l'invito. La mia domanda è molto diretta. Parla forte. Ok. La mia domanda è molto diretta. Si sente? Si sente?
Ok. La mia domanda è molto diretta. Un po' di silenzio per favore, così sentiamo. A lei, che è anche presidente di Eurocities, vorrei chiedere quali sono tre cose che dobbiamo fare subito per cercare di contrastare questo cambiamento climatico e ambientale dei giorni d'oggi. Grazie. Grazie. Tre cose veloci. Intanto grazie per aver ricordato questa associazione Eurocities di cui sono presidente, che è un'associazione che mette insieme i sindaci delle più grandi città europee, 250 città europee. Tre cose che dobbiamo fare. Anzitutto, semplificare tutte le regole e le procedure, non solo in Italia, è un problema presente in molti paesi europei, per realizzare impianti di produzione di energia pulita. C'è troppo peso della pubblica amministrazione nelle procedure di autorizzazione per mettere impianti fotovoltaici, per mettere pale eoliche. C'è bisogno di un boost, come direbbero gli inglesi. Immaginate cosa si potrebbe fare se noi potessimo mettere rapidamente, in pochi mesi, sui tetti di tutte le scuole delle città europee degli impianti fotovoltaici e creare intorno a questo delle comunità energetiche con le imprese, con le famiglie, con le istituzioni pubbliche. Noi abbiamo calcolato per l'area metropolitana di Firenze un piano di investimenti di 40 milioni di euro per coprire il 50% di tutti i tetti delle scuole medie e superiori del territorio metropolitano. Ma occorrerebbe un piano europeo su questo. Seconda cosa, dobbiamo rivoluzionare il modo di muoverci nelle nostre città. In molte città del nord Europa lo si sta già facendo. Pensiamo all'Olanda, alla Germania, alla Francia. In Italia ancora non abbastanza. Occorrono molte più risorse sul trasporto pubblico, che non sempre è efficiente nelle nostre città, perché i giovani oggi sono abituati a usare il mezzo pubblico, ma vorrebbero dei mezzi pubblici più efficienti, giustamente. Il sogno di un ragazzo di 18 anni non è prendersi subito la patente, come era al tempo della mia generazione. Mi è capitato spesso di parlare con i ragazzi, forse mi sbaglio, però di solito mi capita questo, perché oggi i giovani si spostano tranquillamente col monopattino, con il bike sharing, con l'autobus, con la tranvia, però devono essere efficienti i mezzi pubblici e non troppo costosi. Dobbiamo rivoluzionare il modo di muoverci nelle nostre città, perché c'è ancora una cultura legata al mezzo privato, all'automobile. E se io devo immaginare la mia città e le città europee nel 2050, saranno città con pochissimi veicoli, o comunque con veicoli che saranno tutti sostenibili. E la terza cosa credo che sia avere, diciamo, la capacità di cambiare anche il nostro stile di vita. Noi siamo cresciuti, la mia generazione, i ragazzi, in una condizione in cui nessuno si è mai posto il tema della scarsità dell'energia, della povertà energetica. E cosa significa? Significa che dobbiamo avere più consapevolezza delle fonti che abbiamo a disposizione, che si tratti di acqua, che si tratti di energia, e magari anche cambiare delle piccole cose, delle nostre abitudini, per essere molto più responsabili di fronte al problema del cambiamento climatico. Quindi investire sull'innovazione e la tecnologia, rivoluzionare il modo di vivere nelle nostre città, anche il riscaldamento domestico ad esempio, e poi avere la forza e la pazienza di cambiare gli stili di vita senza però dover fare rinunce. A volte anche utilizzare meglio le nostre risorse, l'acqua, l'energia, può essere un piccolo sforzo, ma che ci porta a un grande vantaggio. Quindi un cambiamento culturale anche. Esatto. E i ragazzi possono aiutarci in questo, perché è chiaro che il nonno, che ha 80 anni, è più difficile
che cambia abitudine. A parte che i nostri nonni erano abituati a spegnere sempre la luce quando uscivano, quante volte a me lo diceva sempre mia mamma e mio babbo, ma credo anche a voi ragazzi, oh, spegni la luce, invece quello accende il phon, accende la luce nel bagno, nel corridoio, nella camera, nel salotto, e mette la radio, e metti la musica, e quindi giù megawatt, come se piovesse. Ma quindi è anche vero che un po' di saggezza dei nostri nonni può aiutare, però una cosa che hanno i ragazzi, che i nonni non hanno più, è la capacità di cambiare, è la capacità di cambiare le cose e di cambiare il proprio comportamento e quello altrui. La prossima domanda. Buonasera Sindaco, la ringrazio per avermi invitato. Prima ha parlato di come la politica abbia cercato in passato di chiamare i ragazzi a sé per interessarsi, con scarsi risultati. Allora le volevo chiedere in che modo la politica dovrebbe cercare di introdurre i ragazzi a questa grande discussione e secondo in che modalità? Grazie. Molto velocemente, ho già detto qualcosa su questo, però oggi non puoi aspettarti che un ragazzo come te entri nel circolo di un partito o accenda la televisione per vedersi un talk show alle 23:30 di politica. Vero? Dobbiamo essere noi ad andare a venire da voi. E come veniamo dai ragazzi? Dobbiamo frequentare i luoghi dei giovani, virtuali o materiali. Io per esempio ho cominciato con il Covid a fare una cosa, le dirette Instagram dove non parlo io. Noi quante dirette Instagram di politici che stanno lì mezz'ora, tre quarti d'ora, a vomitare parole, frasi, concetti. E invece ho detto, io faccio la diretta e faccio parlare i ragazzi e li ascolto sul mio canale. Questo per esempio ha funzionato. Perché appunto dobbiamo ribaltare il concetto, non noi dire sempre cosa devono fare, dove devono andare, chi devono votare, ma noi che con un po' di umiltà ascoltiamo cosa hanno da dirci i giovani. È solo un esempio concreto di come in modo serio, non banale, andando su TikTok a fare discorsini, un politico può con rispetto e umiltà entrare nel mondo dei giovani o aprire le proprie porte ai ragazzi. Già essere qui in 400 a parlare di queste cose, secondo me è un modo simpatico, gradevole e non banale o stupido di parlare di cose di cui magari non hai occasione di parlare, perché sono altri canali con cui i ragazzi parlano, si informano. E allora bisogna anche usare un po' di creatività, bisogna anche un po' ingegnarsi, avere sempre grande rispetto e provare a inventare dei modi nuovi con cui tu entri in relazione con i giovani, perché non è facile, semplice interessare i ragazzi, non è un esercizio insomma anche perché vanno a un'altra velocità rispetto anche perché alla sono nostra. Molto veloci e quindi rischi di perdere continuamente il treno, diciamo. La prossima? No. No, non c'è più tempo. Ce n'è un'ultima, finito il tempo. Era gong. E allora grazie mille al sindaco Nardella. E grazie ai diciottenni a Palazzo Vecchio. A voi, il futuro è vostro.